Ragazzi, è successa una cosa a dir poco bellissima, fantastica. Stavo studiando di là patente, tutto tranquillo, a farmi gli affari miei. A un certo punto suonano il campanello, io giustamente mi alzo, vado ad aprire e non c'è sta nessuno. La prima cosa che ho pensato è che là mi stanno a fare uno scherzo i soliti fan che vengono sotto casa e oggi si vogliono divertire in questo modo. E la roba è alquanto, come dire, elaborata. Questa volta si sono proprio impegnati. È vero che non c'era nessuno fuori alla porta, ma in compenso ho trovato questo, cioè, giusto per dire, un pacchetto totalmente a caso con questa scritta e uno smile molto inquietante. Dentro c'è un altro bigliettino che adesso andiamo a leggere perché sono troppo curioso, onestamente. Quante ve ne inventate? Un buongiorno. Ovviamente mia madre non poteva essere perché è partita. Federica sta al lavoro. Reda te pare che si sveglia alle 11:30 del mattino per andare a trovare l'amichetto suo. E mia sorella sta di là a dormire, per cui... Vabbè, andiamo a leggere il contenuto di questa busta horror. Che poi horror... Non so voi, però io sono alquanto curioso. Però hanno organizzato bene il tutto. Hanno utilizzato anche un font horror. Dovrebbe spaventarmi questa cosa? Beh, sappiate che non ci state riuscendo neanche un po', belli miei. Vabbè, non perdiamo tempo in chiacchiere e leggiamo. Bellissimo, questo è un pezzo dei fogli A4 che si usano a scuola. Deve essere uno studente o una studentessa, chi lo sa. Wow, che paura, è inquietante, eh. Sono qua sotto, ti aspetto. Veramente, fra, stai qua sotto? Non vedo l'ora di scendere, guarda. Ah, ma io tanto, regà, già lo so. Ho capito tutto quanto. Mi sono fatto una vaga idea. Stanno circolando dei video ultimamente su YouTube. Bigliettino minaccioso. Chi ce può sta giù? Però sono contento, regà. Che figata, è capitato anche a me. Meno male, yeah. Mi sento molto coinvolto in questa cosa. Allora qualcuno mi pensa ancora. Mi calcolate ogni tanto pure voi. Che bello, sono felice. Adesso vado a trovare questa personcina. E vi porto con me, naturalmente. Iniziamo alla grande questa giornata. Voglio fare quello preoccupato. Chi è? Chi è? Non risponde nessuno. Chi è? Ma chi sei? Ma che vuoi? No, io non scendo. Ciao. Cioè, raga, praticamente mi ha iniziato a dire con una voce tutta minacciosa, tutta ambigua. Anthony, scendi, sono qua sotto. Mitico, mitico. Questi scherzi li facevo io quando avevo 10 anni. Top, frate. Ora mi affaccio e lo spio direttamente da qua. Non vedo nessuno. Non so che fare, raga. O scendo direttamente giù. Qua un sondaggio su Instagram ci stava tutto, eh. Sono indeciso, non so che fare. Gli voglio mettere paura anche io. Voglio fare lo scherzo nello scherzo. Basta, mi sono deciso. Adesso scendo e vediamo un po' questo fenomeno grandissimo internazionale. Guarda. Guardate, che mi tocca fa. Non ci credo. Sto sognando, raga. È bellissimo. Come faccio a non farvelo vedere, dai? Ma salve. Come va? Tutto bene? Siamo belli questa mattina, eh. Che sta a fare col corpollice? No, bello, no, chiudi il portone. No, col cavolo, chiudi un po'. Chiudi. Mi dispiace, bello, ma io non te faccio entrare. Sei inquietante. Inquietante a dir poco. Hai una bella cera, devo dire. Ma che vuoi? Guarda, sei perfetto per il prossimo Romix, per il prossimo Games Week. Un amore, ma non sei perfetto per il mio portone. Potresti spostarti cortesemente perché ingombri il passaggio? La gente poi si fa un attimo rode e ce vado a rimettere sempre io. Ah, mi prendi in giro pure. Non solo stai fuori il mio portone, ma mi prendi pure in giro. Tanta la figuraccia la fai te. Io me ne vado e ti lascio lì. È stato un piacere. Ciao, ciao. No. Regà, è successo anche a me. Non me lo sarei mai immaginato. Alla fine la mia via di casa non la conosceva nessuno. Proprio. Ha preso la residenza. Cioè, non lo so. Ma che cazzo? Ma che t'ha fatto entrare? Senti, sei pregato cortesemente di uscire, tipo. Piacere, Anthony. Molto piacere. Sì, ci arrivo da là. Perché ti devi avvicinare? Cioè, stai bene lì. Detta proprio in maniera, come dire, amichevole. No, serio, puoi uscire. Esci. Bravissimo, bravissimo. Ciao, grazie. Non capisco, raga, perché beh, presa sta botta de matto. È iniziata la moda dei killer clown ovunque. Onestamente io non conosco le intenzioni di questo tizio, ma sicuramente non sono intenzioni cattive. Ma è sbagliato a priori entrare in un palazzo che non è il tuo. Quindi non mi è sembrato tanto giusto. Qualcuno di voi magari potrà anche scrivere nei commenti: Anthony, ti sei comportato male, gli hai detto esci, vattene, vattene. Ho capito, raga, ma cioè, voglio dire, se qualcuno
qualcuno entra nel palazzo, nel vostro palazzo, vestito da clown con una maschera, mi volete dire che gli offrite un caffè? Volentieri gli offrirei un caffè, però ovviamente senza maschera, perché è proprio il concetto. Ma perché ti devi presentare con una maschera? Perché forse vuoi rompere le scatole. Se fosse stato magari uno di voi, persona normale, senza maschera, che si presenta così per fare due chiacchiere con me, io ero il primo a dire ci beviamo una cosa, dai è bella, sto in fissa. Però il problema è che se tu ti presenti comunque con una maschera, primo metti ansia. Tra l'altro lo stavano guardando tutti quanti, vi giuro raga, tutti quanti. Ho fatto anche una storia su Instagram, tra l'altro, in questo momento, dove ho detto ah wow, fantastico, mancavo soltanto io, veramente. Adesso io non so che fare, perché è capace che questo rimane fino a stasera, perché queste cose funzionano così. Io però devo capire chi è, lo devo sgamare a tutti i costi. Cioè, sarà il mio obiettivo. Potrebbe essersene andato, chi lo sa. Buonasera, buongiorno, buonanotte. Ma vuoi sapere la bella notizia, Fra? Non mi sei tipo presentato un killer clown fuori al portone? Sì, te giuro. Ma davvero? Te giuro. Ma oh, ma c'ha pure una maschera figa, quasi quasi gliela rubo. Ma quando? Quando mi hai chiesto? No, quando ci ho fonato. Ha citofonato qualche minuto fa, sono pure sceso, gli ho fatto la storia. Oh, va a vedere la mia storia su Instagram, se vede. Ma te dove stai andando? Io sto andando a Roma. Guardalo col capello biondo. Ma uguale. Vabbè, senti, quindi non mi vieni ad aiutare più. Oh, ma buonasera, Clary. Non mi vieni ad aiutare dopo? Ma arrivo. Ah, stai proprio in bocca? Davvero? Sì. Oh, ma non stai andando a Roma? Un attimo, andato a Roma che non fa una cosa male. Va bene, dai, allora ci vediamo dopo, Fra. Bello? Dai, bello, Fra. Dai, ciao, zio. Sta? C'è sta un clown sotto casa. C'è sta un clown. Che famo? Adesso sta. Si è svegliato adesso? Che faccio? Io dormo. Come dormi? Cioè, fatta la notte. Ho capito, però c'è sta un pagliaccio sotto casa che sta rompendo, sta citofonando da 2 ore. E ridi, ti ridi. Dai, stai, ti prego, dammi una mano, c'ho paura. No, niente, non mi dai una mano con qua la manina. Non posso fare da dormire. E quindi, almeno un consiglio, che io posso fare sto clown? Niente, lui guarda Alessia. Vabbè, che posso fare? Dai, dammi una mano da fratello maggiore. Gli levo la maschera e scappo? Vabbè, buona idea, almeno vedi chi è. Ma il problema è che questo corre. Che poi ne hai capito, prima era entrato proprio dentro al portone. Cioè, stava sulle scale. Te giuro, non sto scherzando. C'ho il video, dopo te faccio vedere. Vabbè, niente, quindi non mi aiuterai. Rimarrai a poltrire e a dormire fino alle 4 del pomeriggio. 5 e mezza, 6. Oh, così si fa. E in tutto ciò c'è anche Alessia qui a fianco, coperta fino alla testa, che non si farà mai vedere. Vabbè, buonanotte regà, buon riposo. Io vado a sfidare il killer clown. Niente, non mi aiuta nessuno dentro questa casa. Non potete capire. È salito. Adesso sta dietro alla porta. Sta proprio qua. Quanta ansia mette. Wow, sei bellissimo, Fra. Ma che vuol dire? Cioè, non ho capito qual è il tuo obiettivo, sinceramente. No, vabbè, regà. Tanto, te pare. Che vuoi che mi fa? Vabbè, senti, in tutto ciò, che vuoi dalla mia vita? Dove vai, io? Mi pare che mi vieni fino alla porta di casa. Così no, però, così no. Basta, basta, killer clown. Ok, ragazzi, alla fine il tizio se n'è andato e probabilmente tornerà, perché comunque queste cose sapete come funzionano e non finiscono mai subito. Spero non torni, perché non voglio essere disturbato quando studio patente, che già è difficile come obiettivo e tutto quanto. Poi c'è Nerino lì che mi guarda e mi fissa. Cosa vuoi tu? Sì, ce l'ho proprio con te. Usciamo un attimo. Nero, hai visto che c'era il killer clown giù? No, non hai visto niente a quanto pare. Tu basta che mangi, fai la cacca, dormi tutto il giorno e a posto così. Bella vita, eh? Non è che sei tu il killer clown per caso? Guarda che casino che hai fatto. Mamma, vedi? Vedi questo tipo che combina? A quanto pare qua sotto non c'è più nessuno, quindi dai. Vabbè raga, niente, volevo soltanto condividere con voi questa mattinata spettacolare e nulla. Ci vediamo con un prossimo video. Bella. Ah, raga, prima di chiudere vi prego, vi scongiuro, non copiate questi tizi qua, non fate killer clown anche voi, perché sennò mi ritrovo tutti quanti i giorni
Uno, due, tre, killer clown sotto casa. E non sarebbe bella come cosa. Comunque questo specchio, perdonatemi, ma devo dargli una pulitina. Cioè ci stanno tutte le ditate mie. Vabbè, lasciamo stare. E quindi niente, prima di chiudere e salutarvi volevo pregarvi. Cioè, guardate, mi metto in ginocchio. Vi supplico. Ma che cosa? Ho schiacciato una cacca di Nerino. Non fate queste cose, perché disturbate la quiete. No, più che altro perché questo m'ha citofonato 10 volte e ha disturbato tutto il mio palazzo. E non è molto carino. Tutto qua. Bella.